Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa è la toppa o copriserratura che voglio andare a modificare. Ho cercato di andarla a personalizzare il più possibile, ho fatto un paio di test e credo di essere arrivato appunto alla perfezione. Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Piccolo pezzettino di plexiglass avanzato da altre lavorazioni, parliamo di 10 mm di plexiglass, dove andrò ad effettuare tutto quello che state vedendo, quindi tutto il discorso dell'incisione è sotto, come vedete in rosso, ci sarà praticamente la sfera e poi l'estetica che andrò a tagliare per poter appunto inserire la chiave. Qualche minuto e si parte. Come di consueto, ho fatto un piccolo rettangolino blu in modo tale da effettuare appunto la delimitazione della mia area di incisione. Quindi, che cosa ho impostato? Vector engrave 60 mm per secondo, però 0 come percentuale di potenza del macchinario. Quindi, di conseguenza, andando a cliccare, il macchinario tramite il laser mi dà la conferma che all'interno di questa area ci sarà appunto la vera e propria incisione. Perfetto, siamo veramente risicati, risicati, però penso che ce la faremo ad effettuare questa incisione. Un attimo e si parte. Velocità 400 mm per secondo, potenza 30% per il macchinario. Per effettuare l'incisione. Ok. K40 Whisperer nel frattempo sta creando tutto il suo file G-code in modo tale da cominciare a partire ed eccoci qui. Sono trascorsi 10 minuti e siamo arrivati quasi al 50%. Allora, calcolate che in questo video vi farò vedere anche come si effettua la lucidatura del pezzo in plexiglass, in modo tale da ricevere, immagino, anche qualche consiglio, visto che è la prima volta che effettuo una lucidatura a fuoco del plexiglass, però mi sono un attimo documentato, ho fatto già un paio di test. E devo ammettere che comunque la lucidatura, per quanto mi riguarda, mi soddisfa abbastanza. Attendiamo altri 10 minuti in modo tale da terminare tutta l'incisione e dopodiché si passa al programma di taglio. Allora, mentre termina l'operazione, voglio soltanto dirvi che il problema legato al G-code non me l'ha creato più questo macchinario. È vero anche che non ho effettuato grandi operazioni, nel senso non ho realizzato delle incisioni su un'area di lavoro che superasse i 50 cm per 40 cm, però è anche vero che non me l'ha veramente fatta più. Quindi calcolate che quello che state vedendo che sta incidendo, scusatemi se vi metto la telecamera in questo modo, ma va a finire che nemmeno si riesce a vedere. Infatti si trova qui sotto. Calcolate che comunque l'operazione che sto effettuando oggi, che sarebbe l'incisione di molti dettagli, l'ho effettuato anche in grande, quindi con una misura di 40 cm per 40 cm.
non ha avuto alcun tipo di problema. Calcolate che ho anche spostato per scaramanzia il mio PC, quindi praticamente ho fatto semplicemente un foro qui in modo tale che all'interno, adesso vi faccio vedere, si trova tutto il cavo e la scheda si trova appunto qui dietro, come state vedendo. Non so se avevano ragione le persone che mi avevano detto, o comunque dove avevo letto su YouTube, dove avevo letto documentato su YouTube, che poteva dipendere dal cavo. Io il cavo sinceramente l'ho modificato, l'ho cambiato e ho rieffettuato la stessa lavorazione con un'area di lavoro molto grande, e il problema all'inizio me l'aveva comunque fatto. Però mettendo il PC in questa posizione, quindi qui su, con il cavo che va all'interno del macchinario in questo modo, vi devo dire che non me l'ha creata come problematica, questo fino ad oggi. Se nel caso mi si dovesse ripresentare nuovamente il problema, comunque vi tengo aggiornati, vi terrò aggiornati e ve lo dirò senza alcun tipo di problema. Quindi al momento la scheda del macchinario, che ricordo a tutti è praticamente identica a quella del K40 Whisperer, continuerò a tenerla e continuerò a lavorarci, perché fino a quando non mi creerà un vero e proprio impedimento o un vero e proprio problema per delle aree di lavoro molto molto grandi, sinceramente preferisco tenermela anziché andare a spendere ulteriori soldi per l'acquisto di un'altra scheda. Benissimo, il macchinario ha appena terminato l'incisione su tutte e cinque i copriserratura, comunque le toppe che vorrei mettere alle porte, e quindi non resta altro che far partire il programma di taglio. Allora, il taglio, siccome il plexiglass è abbastanza spesso, lo voglio fare con il 60% di potenza, anche facendo più passate, tanto non mi interessa, e gli metto 12 mm per secondo. Lo faccio partire. I lampi logicamente non si vedono perché come prima passata non sta effettuando il vero e proprio taglio. Ok, attendo che termini appunto l'operazione. Ok, come pensavo, alla seconda passata si riesce tranquillamente ad effettuare il taglio. Ricordo la potenza, 60% di potenza, 12 mm per secondo. Si cominciano a vedere i vari lampi, questo significa che il laser sta riflettendo sul piano di lavoro a nido d'ape, quindi il taglio sta avvenendo senza alcun tipo di problema. Perfetto, non resta altro che dargli una pulita e vi faccio vedere il mio metodo della lucidatura. Sicuramente, ricordo a tutti, non sarà il migliore, anzi, se qualcuno ne sa più di me, è invitato tranquillamente a dirlo in descrizione.
Allora, dopo aver dato una semplicissima passata con dell'alcol e un fazzolettino imbevuto, già la situazione comincia a cambiare, quindi il plexiglass è molto più pulito, molto più trasparente, ma non è ancora totalmente trasparente, perché praticamente, non so se riuscite a vedere, ci sono delle piccole macchie, vedete? Quindi adesso vi faccio vedere come cerco di effettuare la lucidatura. Bene, immagino che avrete presente questo cannello per l'accensione dei vari barbecue o comunque è il classico cannello ricaricabile che va a cartucce. Ok, l'ho acceso e do una passata su tutti i vari pezzi. Una passata leggera, logicamente non ci sto più di tanto sul pezzo in modo tale da non scioglierlo, però vi dico già si nota la differenza. Già una volta passato il cannello sopra ogni pezzo si nota già la differenza. Vedete che non ci sono più macchie? È diventato totalmente trasparente. Senza alcun tipo di alone, senza alcun tipo di macchia. E quindi a questo punto non resta altro che ad effettuare il montaggio.